stagione stavolta è davvero cambiata, giusto? Beh, mi sembra di sì, dai. Perciò è arrivato il momento di fare il cambio di stagione e magari anche un po' di decluttering. Fare il cambio di stagione è molto, ma molto importante. Mi raccomando, fatelo. Serve per capire cosa tenere e cosa scartare, banalmente. Ciò che ci piace per davvero in quel determinato lasso di tempo. Cosa ci serve? Insomma, fare il cambio di stagione, oltre a permetterci di utilizzare ciò che veramente amiamo, ci consente anche di risparmiare. È importante per gli adulti, ma devo dire la verità, è fondamentale per quel che riguarda i bambini. I bambini crescono e usurano gli abiti molto più che un adulto, perciò un bel decluttering, una bella riorganizzazione dell'armadio di bambini ad ogni cambio di stagione per me è fondamentale. Benvenuti su Mie Alchimie, io sono Alessia e qui parlo di semplicità volontaria. Oggi mi trovo nella stanzetta di mio figlio. Il suo armadio, che è qui a fianco a me, è già stato sistemato per la stagione entrante, che è l'autunno, però ho pensato di condividere comunque con voi le mie tecniche di cambio di stagione e decluttering annesso che ho applicato nel corso degli anni sul guardaroba di mio figlio, che attualmente ha 7 anni e che quindi non ha ancora diciamo autonomia nell'organizzazione dei suoi abiti. Ok, partiamo subito. Per prima cosa ho svuotato tutto l'armadio. È meglio avere tutto sott'occhio perché si rischia appunto di perdere di vista ciò che è nascosto, ciò che non si trova e non aver ben chiara tutta la situazione. Quindi io consiglio semplicemente di prendere tutto fuori e riporre gli abiti su delle superfici piane. Questo primo step vale per tutti i tipi di decluttering. È molto importante tirare fuori tutti gli oggetti dal contenitore e metterli su una superficie piana. Se però non avete mai fatto decluttering e non sapete come procedere, avete paura di sbagliare, beh, vi lascio la mia guida qui sopra e anche qui sotto in descrizione. Bene, una volta che ho tutto sul letto, in questo caso, o su una superficie piana, che può essere anche il pavimento, do una bella rinfrescata ai contenitori, che in questo caso è semplicemente il mio armadio, e poi procedo con la selezione degli abiti. Scusate, ma ho dimenticato una cosa. Dovete tirare fuori tutti gli abiti, anche quelli sporchi o da stirare, perché altrimenti non avete una visione complessiva della quantità di cose che i vostri figli hanno. E lo stesso vale per voi. Ok, procediamo. Normalmente io inizio col prendere in considerazione tutto ciò che non metterà più nella stagione entrante. Quindi stiamo passando dall'estate all'autunno e so già che l'anno successivo i costumi che ha indossato quest'estate non gli andranno più bene, perciò andrò ad eliminare quegli abiti che lui non potrà più indossare. O li vendo o li regalo. Se riesco, anziché eliminare i capi, cerco di cambiare loro la destinazione d'uso. Ad esempio, mio figlio per andare in spiaggia normalmente adopera delle canotte. Posso pensare di utilizzare queste canotte in autunno come canotte da contatto, ad esempio, finché mi sarà possibile. Quindi sostanzialmente cerco di sfruttare tutto ciò che ho di più e al meglio. Sempre per quanto riguarda i capi non più di stagione, se so già che l'anno successivo posso riutilizzarli, allora li metto semplicemente dentro uno scatolone in modo tale da ritrovarli nella stagione dopo. Per quel che riguarda invece i capi di stagione, anche in questo caso cerco di capire ciò che può andargli bene, procedo anche qui per categoria, quindi prendo in esame prima tutti i pantaloni, poi tutte le maglie, tutte le felpe e via andare fino ad esaurimento. Se devo riparare qualcosa metto il capo da parte, in questo caso ho messo tutto su una scrivania e lo stesso faccio se sono in dubbio, vale a dire se un determinato capo non so se può andare bene a mio figlio oppure no. Tutto ciò che so già che utilizzerà viene poi riposto immediatamente dentro l'armadio e alla fine del video vi mostro come ho organizzato tutto. Ogni volta che elimino qualcosa
Me lo appunto, ad esempio su 10 pantaloni ne ho eliminati 4, perciò mi scrivo direttamente sul cellulare che devo acquistare 4 pantaloni lunghi, ad esempio. Solitamente prima di acquistare nuovo vado nei mercatini di seconda mano o anche sui siti online che vendono abiti per bambini usati. Si trovano spesso delle occasioni, a volte gli abiti sono usati per modo di dire, nel senso che sono nuovi o come nuovi. Se non trovo niente che mi soddisfi, allora sì, acquisto nuovo. Spesso e volentieri faccio anche queste operazioni con mio figlio accanto, che in parte cerco di accontentare perché inizia ad avere un'età dove lui stesso giustamente esprime i suoi gusti. Anche in questo caso i capi che decido di eliminare non vengono proprio eliminati, buttati via assolutamente, anzi in parte li dono, in parte li vendo, in parte li riciclo come abiti da battaglia, li chiamo io, ossia da casa. Sì, quasi mai butto. Ah, altra cosa, qui non lo vedete, ma il decluttering lo faccio anche per le scarpe. Ok, devo dire che ho detto tutto, ora vi mostro come ho risistemato l'armadio di mio figlio per il cambio di stagione. Eccoci qua, questo è il risultato finale. Ora vi mostro come ho deciso di organizzare l'intero guardaroba di mio figlio. Dunque, ad altezza occhi ho sistemato tutti gli abiti più utilizzati nella stagione entrante. Quindi qui abbiamo pantaloni lunghi, un pochino pesanti, felpe pesanti, pantaloni lunghi un pochino più leggeri, felpe leggere, qualche t-shirt nel caso in cui mi serva. E poi abbiamo le cose, gli abiti un pochino meno utilizzati. Quelli meno utilizzati sono questi, quindi si trovano nei ripiani leggermente più scomodi a me. Tra parentesi, sono io normalmente che scelgo le cose che si dovrà mettere, per cui sto molto attenta che siano comode ovviamente a me. Nei ripiani più bassi, come questo, ho inserito tutti gli indumenti da casa. I ripiani più bassi sono quelli in cui mio figlio arriva meglio e il fatto di inserire gli indumenti da casa proprio lì mi dà modo di renderlo autonomo nei weekend in cui si può vestire completamente in autonomia perché riesce ad accedere perfettamente a questi ripiani. Infine abbiamo i ripiani sottostanti in cui ho messo i famosi scatoloni di cui vi parlavo all'inizio, in cui si trovano gli abiti che probabilmente nelle stagioni successive potrebbero andargli bene, che quindi vanno verificati. Per quel che riguarda invece gli abiti appesi, tengo pochissime cose, prevalentemente giacche e camicie perché normalmente preferisco piegare tutto. Infine nei cassetti tengo la biancheria di mio figlio, qui vedete i calzini divisi tra corti e lunghi, tutto riposto dentro dei contenitori, altrimenti faccio molto caos, come vedete sono con tutti e due contenitori di recupero. Bene, eccoci qua, vi ho mostrato come ho fatto il cambio di stagione e decluttering annesso dell'armadio di mio figlio, spero che vi sia piaciuto, se avete dei suggerimenti mi raccomando, vi aspetto nei commenti, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto per altri video come questi relativi a semplicità volontaria. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, no? A presto!